Buonasera ad Antonio Romano, portiere Buonasera. Degli Unifree che perdono ancora una volta 3-2, questa volta contro l'NVN. Partita sofferta, alla fine stavate sul 2-2, però poi avete perso. Ci siamo riusciti anche questa volta a perdere. Riusciamo a mantenere, insomma, la coda della classifica. Qual era il nostro obiettivo? No, che poi non so se sai, c'è stato un caso su questa partita, perché in realtà NVN avevano vinto a tavolino. Io ho parlato con loro, insomma, per far modo che vincessero sul campo, perché ci tenevamo, insomma, a regalargli la vittoria sul campo, e ci siamo riusciti. Abbiamo anche un problema adesso con Aiello, che è andato, va sempre in rete. Noi abbiamo spiegato che non dobbiamo segnare. Ho visto Russo nei reparti difensivi, come mai? Sì, no, Russo spesso creava troppi pericoli alla squadra avversaria, ma allora l'abbiamo arretrato in modo che il nostro attacco rimanesse proprio a zero, in offensivo. Tu hai una prestazione, diciamo, altalenante, ecco, a buone parate, arrivano gol, cioè veramente molto banale. Sì, no, mi sono divertito a fare un paio di parate giusto così per farle. Poi abbiamo preso il gol del 2-2, insomma, palla praticamente quasi ferma, quindi, però insomma, i primi 20 minuti mi sono voluto giocare un po' perché mi faceva freddo. Quindi questi playoff non li vogliamo proprio raggiungere? No, speriamo di no, speriamo di mantenere così la coda della classifica, e questo è il nostro obiettivo, mancano mai 4-5 partite. Penso sì, 4-5. Ci possiamo, abbiamo anche da incontrare altre squadre molto scarse, però stiamo lavorando per questo, ci riusciremo. Grazie Romano. Grazie. È tutto da Millennium. Buonasera a Marco Menichini, capitano del Wake Up. Il Wake Up ha appena battuto 5-3 il Bros nel recupero della sesta giornata di Clubbers. Ecco, Wake Up che ha sofferto, primo tempo giocato in inferiorità numerica, nel secondo siete riusciti comunque ad uscire a testa alta e quindi poi a vincere la partita. Purtroppo siamo partiti male perché il portiere ha fatto ritardo e quindi si è messo, diciamo, Morra in porta, che non è portiere. Hanno fatto 2-0 loro, però veramente questa è stata la vittoria più bella fino a mo'. Prima cosa ci ha portato al primo posto e poi è stata sofferta comunque fino all'ultimo, grande rimonta. Nonostante poi l'assenza di Martini, che è squalificato, comunque Roncari è riuscito lì davanti a dare il giusto peso, diciamo. Per me è stato sicuramente il migliore in campo Roncari. Veramente ha fatto una grande partita. Ecco, parlando della classifica, questo Wake Up che quindi con questa giornata sale al primo posto, bisogna però aspettare ovviamente le conferme della settimana prossima delle altre squadre. E poi lo scontro diretto contro Duel, che sicuramente è un derby e quindi li aspettiamo. E poi contro Nice to Be, che anche stanno al primo posto. Forse in questo Wake Up manca un po' la compattezza di squadra. Ho visto nel secondo tempo un paio di screzzi che nascono sempre, ecco, pure con le sostituzioni. Alla fine, quando non siamo sempre i soliti, nascono discussioni, soprattutto in momenti come questi, che c'era un po' di nervosismo per il ritardo del portiere. Per il vantaggio loro alla fine, però diciamo che ci stiamo compattando man mano. Ultima domanda, tu hai una prestazione sufficiente, ti sei reputato sufficiente questa sera? Ma il 6, dai, non di più. Ringraziamo Menichini, complimenti, la Millennium è tutta.